Anticipazioni uomini e donne, due corteggiatori abbandonano lo show, ecco chi. Durante la registrazione del Trono Classico del 4 febbraio, due corteggiatori hanno deciso di lasciare la trasmissione. Ieri pomeriggio, nonostante fosse domenica, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Ricordiamo che oggi, 5 febbraio, alle 14.45 su Canale 5 verrà trasmessa la tanto attesa scelta di Paolo Crivellin. Ritornando ai nuovi appuntamenti, in studio erano presenti i quattro tronisti, Sara, Niloufar, Mariano e Nicolò. La conduttrice Maria De Filippi è partita proprio da quest'ultimo, e fin da subito è accaduto qualcosa di inatteso. Trono Classico News, Marta torna in studio ma poi lascia lo show. È stata mostrata l'esterna del Catanese con Virginia. Nel corso della precedente registrazione, in studio era arrivata una segnalazione su Marta, secondo cui la ragazza sarebbe già fidanzata al di fuori del dating show. Questa vicenda è stata l'argomento principale di discussione durante l'incontro tra Brigante e la Star Bloom. Successivamente, l'ex fidanzata di Ignazio Moser ha fatto un piccolo dono a Nicolò, un bigliettino contenente delle parole in siciliano scritte dalla madre della giovane. Dopo la segnalazione sulla Pasqualato della settimana scorsa, il tronista si è alzato dalla sua postazione e l'ha seguita in camerino. Durante il confronto, la corteggiatrice gli ha spiegato che si trattava solo di uno scherzo ma, nonostante ciò, il giovane, visibilmente irritato, ha deciso di eliminarla. Nel corso della registrazione di ieri, la ragazza si è presentata nuovamente in studio per far valere le sue ragioni, mostrando dal suo cellulare degli screenshot di alcune conversazioni tenute su WhatsApp appartamento. Marta ha ribadito nuovamente di essere rimasta vittima di una burla, ma sia il tronista siciliano, che Tina Cipollari e Gianni Sperti non le hanno creduto, e così la giovane ha nuovamente lasciato la trasmissione. Gianluca si autoelimina, Niloufar lo lascia andare. Dopo questa parentesi, la De Filippi ha mandato in onda due esterne riguardanti Ida, la quale è uscita sia con Nicolò, che con Mariano. Ovviamente il tronista napoletano si è molto arrabbiato con la corteggiatrice, perché non si aspettava che decidesse di incontrare anche il suo rivale. Nel frattempo, Sara e Niloufar hanno ricevuto una proposta da Catanzaro, realizzare un'esterna in tre per parlare dei rispettivi pretendenti. A questo punto Gianluca Tornese, deluso per non essere stato portato in esterna dalla Dati, ha deciso di lasciare Uomini e Donne. La ragazza, non essendo interessata a lui, non ha fatto nulla per convincerlo a restare.